Buongiorno a tutti, ci siamo appena ricollegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi, che sta per riprendere in diretta la Santa Messa che verrà celebrata fra un minuto. I frati si stanno preparando. Il sito della Basilica ha ripreso in diretta le lodi che sono state celebrate dalle 6:30 fino a un minuto fa. Ora riprenderanno in diretta la Santa Messa e posteranno sia le lodi che la Santa Messa sulla loro pagina Facebook. Noi riprendiamo in diretta dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco d'Assisi la diretta delle lodi della Santa Messa e la condividiamo e la postiamo sulla nostra pagina Facebook, perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa e una buona giornata. Abbiate la pazienza di aspettare qualche minuto che i frati si stanno preparando per la celebrazione della Santa Messa. Canto Salga te Signore a pagina 142. Del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Questa celebrazione eucaristica la facciamo per l'Eterno, per tutti i defunti, per i frati, i parenti, gli amici e i benefattori defunti. Prima di partecipare in questa celebrazione eucaristica chiediamo il perdono dei nostri peccati.
Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi del mondo, nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Facciamo ora l'elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle loro generazioni. Di altri non sussiste memoria, svanirono come se non fossero esistiti, furono come se non fossero mai stati, e così pure i loro figli dopo di loro. Questi invece furono uomini di fede, e le loro opere giuste non sono dimenticate. Nella loro discendenza dimora una preziosa eredità, i loro posteri. La loro discendenza resta fedele alle alleanze e grazie a loro anche i loro figli. Per sempre rimarrà la loro discendenza e la loro gloria non sarà offuscata. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo. Andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise
a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità, io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. E per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore. In un attimo di silenzio, riflettiamo sulla parola ascoltata.
Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo, suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i fratelli che hanno fatto parte della nostra famiglia religiosa e che il Signore ha chiamati a sé, perché siano ammessi nella gioia e nella luce dei santi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le anime dei nostri parenti e di tutti coloro che ci hanno fatto del bene, perché il Signore conceda il premio alle loro fatiche, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché il Signore li accolga nella luce del suo volto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli che sono nel dolore, perché il Signore li aiuti e li consoli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, qui raccolti nella fede di Cristo, perché il Signore ci riunisca nel suo regno glorioso, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, raccolta dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita,
che hai dato origine all'universo per infondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schieri innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte, cantando la tua lode, insieme con loro anche noi, fatti voci di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Esercitasse la signoria di tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, oh Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna, egli veduta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetelo e bevetene tutti,
questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome.